Finanziaria. Boh, l'ho detto subito, così ci siamo tolti il dente. Ben arrivati intanto dopo le festività di Natale. Siamo qua perché? Perché abbiamo un ciclo in cui andiamo ad approfondire quelli che sono i commi di maggior rilievo, maggior importanza, perlomeno per quello che è la nostra operatività, contenuti all'interno della nuova legge finanziaria. Iniziamo subito con quello che è il comma 2, ovvero la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Quindi andiamo a parlare in questo caso, in questo contesto diretto, di IVA. Noi vediamo come è stata congelata quella che era la possibilità, la presunzione di aumento delle aliquote, sia la ridotta che l'ordinaria per il 2019, mentre assisteremo a un loro progressivo aumento nel 2020 e nel 2021. Le percentuali, i punti di aumento li trovate meglio spiegati in quello che è l'articolo a corredo del video. La cosa importante qual è? Che nel momento in cui noi andiamo a predisporre un bilancio di previsione, dobbiamo tenere in considerazione quello che è l'aumento dell'imposta. Ovviamente, nel momento in cui parliamo di aliquota IVA su servizio, bene, rientrante nelle finalità istituzionali, questo aumento, questa aliquota che cresce, corrisponde a un aumento dei prezzi. I prezzi vanno su, quindi per noi aumentano i costi, quindi nella nostra proiezione, programmazione di bilancio dovremo tenerli in considerazione. Quindi, per quanto riguarda l'IVA 2019, aliquote inalterate, l'ordinaria, le ridotte, 2020-2021, presunzioni di aumento.